David Lynch, In acque profonde. Introduzione. Le idee sono simili a pesci. Se vuoi prendere un pesce piccolo, puoi restare nell'acqua bassa. Se invece vuoi prendere il pesce grosso, devi scendere in acque profonde. Laggiù i pesci sono più forti, più puri. Sono enormi e astratti, davvero stupendi. Io cerco un tipo di pesce che per me sia importante, che si possa trasporre in un film. In quelle profondità nuotano però pesci di ogni specie, per gli affari, per lo sport. Ci sono pesci per tutto. E tutto, ogni singola cosa esistente proviene dal livello più profondo. La fisica moderna lo chiama campo unificato. Più la tua coscienza, la consapevolezza è dilatata, più scendi in profondità verso questa sorgente e più grosso è il pesce che puoi pescare. Il programma di meditazione trascendentale che pratico da 33 anni ha svolto un ruolo fondamentale per il mio lavoro nell'ambito del cinema e della pittura e per ogni sfera della mia vita. È stato il modo per immergermi in acque più profonde a caccia del pesce grosso. In questo libro voglio renderti partecipe di alcune di quelle esperienze. La prima immersione. Colui la cui felicità è dentro di sé, il cui appagamento è dentro di sé, la cui luce è tutta dentro di sé, quello yogi, essendo uno con il Brahman, raggiunge la libertà eterna nella coscienza divina. Bhagavad Gita. La prima volta che sentì parlare di meditazione, l'argomento non mi interessò affatto, né mi incuriosì. Sembrava una perdita di tempo. Fu la frase «La vera felicità è dentro di te» ad accendere il mio interesse. Di primo acchito pensai che sembrasse piuttosto priva di significato, perché non spiega dove sia questo dentro o come arrivarci. Eppure mi mise la pulce nell'orecchio. Iniziai a pensare che la meditazione potesse essere un modo per raggiungere il proprio animo. Mi informai, rivolsi qualche domanda in giro e cominciai a prenderne in considerazione forme diverse. In quel periodo mia sorella telefonò per dirmi di aver iniziato a praticare la meditazione trascendentale 6 mesi prima. C'era qualcosa nella sua voce. Era diversa. Aveva un timbro felice. Pensai, ecco quello che voglio. Così, nel luglio del 1973, mi recai al centro di meditazione trascendentale di Los Angeles per incontrare un'istruttrice. Mi piacque, assomigliava a Doris Day e mi insegnò questa tecnica. Dandomi un mantra, ossia un suono, vibrazione, pensiero, non bisogna meditare sul suo significato, è semplicemente un suono, vibrazione, pensiero molto preciso. Mi accompagnò in una piccola stanza dove avrei meditato per la prima volta. Sedetti, chiusi gli occhi, iniziai a mormorare il mantra e mi sembrò di stare in un ascensore al quale avessero tagliato la fune. Bang! Caddi in uno stato di beatitudine, di pura beatitudine, c'ero proprio dentro. Quindi l'istruttrice disse, «È ora di riemergere, sono già passati 20 minuti!» Esclamai, «Di già!» Mi zittì, «Shh!» Perché altre persone stavano ancora meditando. Sembrò un'esperienza molto familiare, ma completamente nuova e potentissima allo stesso tempo. Da allora, per me l'aggettivo irripetibile dovrebbe essere usato esclusivamente per descrivere questa esperienza. Ti accompagna in un oceano di coscienza pura, di ricettività pura. È familiare però. L'oceano sei tu. Immediatamente affiora una sensazione di felicità, un capolavoro, un'intensa felicità,
non una felicità illusoria da psicofarmaci. Non ho mai saltato una seduta di meditazione in 33 anni. Medito una volta al mattino e una al pomeriggio, per una ventina di minuti. Poi affronto gli impegni quotidiani. Mi accorgo che aumenta la gioia di fare, l'intuito, cresce il piacere di vivere e la negatività si ritira. Un soffocante costume di gomma da clown. Sarebbe più facile avvolgere l'intera volta celeste come fosse una piccola tela, piuttosto che guadagnare la vera felicità senza la conoscenza del sé. Upanishad. Quando iniziai a meditare ero pervaso da ansie e paure. Provavo un senso di depressione e rabbia. Una rabbia che spesso riversavo sulla mia prima moglie. Non avevo iniziato a meditare che da 2 settimane quando venne a dirmi: «Che cosa succede?» Rimasi in silenzio per un istante. Infine domandai: «In che senso?» Rispose: «La rabbia. Dov'è finita?» Non mi ero nemmeno accorto che fosse scomparsa. Il soffocante costume di gomma da clown della negatività. Ecco come chiamo quel misto di depressione e rabbia. È soffocante, infatti, e la gomma puzza. Appena inizi a meditare e a immergerti in te stesso, però, il costume da clown comincia a svanire. Ti rendi conto di quanto fosse maleodorante la puzza solo alla fine, quando inizia ad andare via. Poi, sparito il costume, sei libero. Rabbia, depressione e dolore sono sentimenti perfetti per una storia, ma per i registi o gli artisti sono tossici come un veleno. Assomigliano a una morsa intorno alla creatività. Stretto in questa morsa, riesci a malapena ad alzarti dal letto, men che meno a venire in contatto con il flusso della creatività e delle idee. Devi essere lucido per creare. Devi essere in grado di catturare le idee. I primi anni. La mia fu un'infanzia qualunque, trascorsa nel nord-ovest degli Stati Uniti. Mio padre era un ricercatore del Ministero dell'Agricoltura. Si occupava di alberi. Così trascorrevo moltissimo tempo nei boschi. Per un bambino sono luoghi magici. Vivevo nella cosiddetta provincia americana. Il mio mondo era circoscritto a un'area grande come uno o forse 2 isolati di una città. Tutta la mia vita si svolgeva in quello spazio. I sogni a occhi aperti, gli amici, esistevano tutti in quel piccolo mondo. A me però sembrava immenso e magico. C'era un'infinità di tempo per sognare e stare con gli amici. Mi piaceva dipingere e disegnare. Spesso pensavo, a torto, che da grande uno smettesse di dipingere e disegnare per fare qualcosa di più serio. Quando ero in prima superiore, andammo a vivere ad Alexandria, in Virginia. Una sera, nel giardino davanti alla casa della mia fidanzatina, incontrai un ragazzo che si chiamava Toby Keeler. Durante la conversazione disse che suo padre dipingeva. Pensai che probabilmente dipingesse case, ma approfondendo il discorso riuscii a capire che era un pittore professionista. Questa conversazione mi cambiò la vita. Prima il mio interesse si era rivolto più che altro alla scienza, ma tutto a un tratto capii di voler diventare un pittore e vivere una vita d'arte. Una vita d'arte. Alle superiori lessi The Art Spirit, 1939, di Robert Henry, un ulteriore stimolo all'idea di una vita d'arte. Per me viverla significava consacrarsi alla pittura, totalmente, mettendo in secondo piano tutto il resto. E questo, pensavo, l'unico modo per raggiungere il profondo dell'animo e fare nuove scoperte su se stessi. Quindi, tutto ciò che possa distoglierti da tale percorso di scoperta non ha nulla a che fare con la vita d'arte in quest'ottica. Proprio così. Vivere una vita d'arte
significa essere liberi. Può sembrare un discorso un tantino egoistico. Non lo è necessariamente, però. Significa soltanto avere bisogno di tempo. Bushnell Keeler, il padre del mio amico Toby, ripeteva sempre: per un'ora di buona pittura ci vogliono 5 ore filate. In sostanza è così. Non inizi a dipingere dal nulla. Devi stare seduto per un po' e farti un'idea della situazione prima di compiere le mosse giuste. Avere un sacco di materiali pronti da usare. Per esempio, devi costruire telai per le tele. Puoi metterci tanto tempo solamente per preparare un supporto su cui dipingere. Poi ti rimbocchi le maniche. L'idea deve bastare solo a darti il via, perché nel mio caso, qualsiasi cosa accada in seguito, fa parte di un processo di azione e reazione, di costruzione e distruzione. Sempre. Quindi, di scoperta dalla distruzione, di qualcosa su cui costruire nuovamente. La natura vi gioca un ruolo fondamentale. L'atto stesso di unire materiali problematici, per esempio lasciare al seccare il sole un'opera o utilizzare due materiali che non si addicono l'uno all'altro, innesca una reazione intrinseca. Poi si tratta solo di aspettare, esaminando e riesaminando il tutto, ancora e ancora. E di colpo ti trovi a balzare in piedi, mettendoti al lavoro e compiendo la mossa successiva. Azione e reazione, appunto. Se invece sai di doverti trovare in un posto nel giro di mezz'ora, non riuscirai a innescare questo processo neanche per sogno. Vivere una vita d'arte significa appunto essere liberi di dare alle cose positive il tempo di accadere. Non sempre ne rimane molto da dedicare ad altro. Un giardino notturno. Così ero un pittore. Dipingevo, frequentavo l'Accademia di Belle Arti. Non ero per niente interessato al cinema. Qualche volta andavo a vedere un film, ma dipingere era l'unica cosa che volessi veramente fare. Un giorno mi trovavo all'Accademia di Belle Arti della Pennsylvania, in una grande aula da disegno. Era suddivisa in piccoli spazi di lavoro. In uno ero seduto io, circa alle 3 del pomeriggio. Avevo un dipinto per le mani, un giardino di notte. Predominava il nero, con piante verdi che emergevano dall'oscurità. Improvvisamente iniziarono a muoversi e udii un vento. Non ero sotto effetto di droghe. Che meraviglia, pensai. Così iniziai a chiedermi se il cinema potesse essere uno strumento per far muovere i quadri. Al termine di ogni anno accademico si teneva un concorso di pittura e scultura sperimentali. L'anno precedente vi avevano partecipato con un'opera e questa volta pensai: dipingerò un quadro in movimento. Costruii uno schermo scolpito di 1,80 m per 2,50 m su cui proiettai un cortometraggio in stop motion, animato in modo piuttosto rudimentale. Il titolo era Six Men Getting Sick. 6 uomini che stanno male. Pensavo che sarebbe stata la mia prima e ultima fatica cinematografica, perché la realizzazione di questo progetto costò una fortuna, $200. Non posso proprio permettermi il lusso di seguire la strada del cinema, pensai. Invece uno studente più grande vide il progetto e mi chiese di costruirne una copia, dietro compenso, da tenere in casa. Tutto ebbe inizio da qui. In seguito continuai semplicemente a trovarmi la strada spianata. Fu così che un passettino alla volta, o meglio un passo da gigante dopo l'altro, mi innamorai di questo mezzo espressivo. Su il sipario. Sappi che la natura intera non è altro che un magico teatro, che la grande madre è il demiurgo supremo, e che la totalità del nostro mondo è popolata dalla moltitudine delle sue parti. Upanishad. Quanto è magico entrare in un teatro e vedere spegnersi le luci. Non so perché. C'è un silenzio profondo ed ecco che il sipario inizia ad aprirsi. Forse è rosso ed entri in un altro mondo.
È stupendo quando condividi questa esperienza con gli altri. Continua a esserlo anche a casa, davanti al tuo schermo personale, anche se non è proprio la stessa cosa. Sul grande schermo è decisamente meglio. Ecco la porta d'ingresso per un altro mondo. Il cinema. Il cinema è un linguaggio. Può dire tante cose, cose grandi, astratte. È uno dei motivi per cui l'amo. Spesso non ci so fare con le parole. C'è chi è poeta e sa esprimersi in modo meraviglioso usando le parole. Invece il linguaggio del cinema è il cinema stesso. Un linguaggio con cui puoi dire un'infinità di cose, perché hai a disposizione il tempo e le sequenze, i dialoghi, la musica, gli effetti sonori. Hai un'infinità di mezzi. Così puoi esprimere un'emozione e un pensiero che non potresti comunicare altrimenti. È uno strumento magico. Per me è bellissimo pensare alle immagini e ai suoni che scorrono insieme nel tempo, una sequenza dopo l'altra, creando qualcosa di realizzabile solo ed esclusivamente attraverso il cinema. Non si tratta soltanto di parole o musica, è un'intera gamma di elementi che si uniscono per creare una cosa prima inesistente. E raccontare storie, inventare un mondo, un'esperienza che gli altri non possono avere se non guardando quel film. Quando trovo un'idea per un film, mi innamoro del modo in cui il cinema può esprimerla. Mi piacciono le storie piene di concetti astratti e sono proprio queste le storie che il cinema può raccontare. L'interpretazione. Un film dovrebbe camminare con le proprie gambe. È assurdo che un regista debba spiegarne il significato a parole. Il mondo creato nel film è un prodotto della fantasia e talvolta le persone amano entrarci. Per loro quel mondo è reale. Scoprendo com'è stata realizzata una scena o qual è il significato di questo o quello, quando rivedranno il film, anche questi dettagli entreranno a far parte della loro esperienza cinematografica. Quindi il film cambia. Penso che sia una questione di vitale importanza proteggere il mondo del film evitando di svelare certi dettagli che potrebbero comprometterne l'esistenza. L'opera d'arte deve bastare a se stessa. Quello che voglio dire è che sono stati scritti tantissimi capolavori della letteratura. Gli autori sono ormai morti e sepolti e non puoi tirarli fuori dalla fossa. Hai il libro, però. E un libro può farti sognare e riflettere. Talvolta le persone dicono di fare una certa fatica a capire un film, ma penso che in realtà capiscano molto più di quanto si rendano conto, perché abbiamo tutti ricevuto il dono dell'intuito. Possediamo davvero il talento di intuire le cose. Qualcuno potrebbe sostenere di non capire la musica, però la maggior parte delle persone la sperimenta a livello emotivo e sarebbe d'accordo nel ritenerla un concetto astratto. Non si ha bisogno di tradurla subito in parole, si ascolta e basta. Il cinema assomiglia tantissimo alla musica. Anche quando è molto astratto, a tutti i costi le persone vogliono comprenderlo a livello razionale, traducendolo subito in parole. Non riuscirci è frustrante. Possono però riuscire a trovare una spiegazione dentro di sé. Basta lasciare che ciò avvenga naturalmente. Se iniziassero a discuterne con gli amici, ben presto capirebbero come stanno le cose. Potrebbero trovarsi d'accordo oppure litigare, ma come farebbero se non sapessero già qualcosa? La cosa interessante è che sanno davvero più di quanto credano. Esprimendoli ad alta voce, i loro pensieri diventano più chiari. Una volta afferrato un concetto, potrebbero cercare di renderlo ancora più chiaro discutendone e ridiscutendone con un amico. Così arriverebbero a una conclusione. Sarebbe già un bel risultato. Il filo rosso. Mi piace il motto «Il mondo è come sei». Credo che valga anche per il film. Sono come sei. Ecco perché ogni proiezione è diversa.
Sebbene le inquadrature rimangano sempre le stesse, lo stesso numero, nella stessa sequenza, con gli stessi suoni. La differenza talvolta è impercettibile, ma c'è. Dipende dal pubblico. C'è un filo rosso che lega in modo circolare il pubblico al film e viceversa. Ciascuno guarda, riflette, prova emozioni e riesce a trovare una propria interpretazione dei fatti. Probabilmente diversa da quella che ha attratto me. Quindi non puoi sapere che effetto avrà sulle persone. Ma se pensassi al possibile effetto o all'eventualità che potrebbe offendere qualcuno o provocare questo o quell'altro, allora dovresti smettere di fare cinema. Fai semplicemente ciò da cui ti senti attratto, senza sapere mai che cosa accadrà. Le idee. Un'idea è un pensiero. Un pensiero che ha in serbo più di quanto tu non creda nel momento in cui lo formuli. In quel primo istante c'è una scintilla. Nei fumetti, quando un personaggio ha un'idea, si accende una lampadina. È questione di un attimo, proprio come nella vita reale. Sarebbe fantastico se il film venisse concepito tutto in una volta. Nel mio caso, invece, arriva un frammento dopo l'altro. Il primo è come la stele di Rosetta, il tassello del puzzle che lascia intravedere tutto il resto. Un tassello promettente. In velluto blu, sul primo tassello, c'erano labbra rosse, prati verdi e la canzone Blue Velvet interpretata da Bobby Vinton. Poi, un orecchio in un campo. Tutto qui. Ti innamori della prima idea, quel tassello piccino piccino. Una volta che lo tieni in mano, il resto verrà da sé. Il desiderio. Per le idee il desiderio è come un'esca. Quando peschi devi armarti di pazienza. Metti l'esca sull'amo e poi aspetti. Il desiderio è l'esca che attira i pesci all'amo, ossia le idee. Il bello è che quando catturi un pesce che ami, anche se è un pesciolino, un frammento d'idea, questo ne attirerà altri che a loro volta abboccheranno. Allora sarai sulla strada giusta. Ben presto arriveranno tanti, tantissimi altri frammenti e l'idea intera verrà a galla. Tutto nasce dal desiderio, però. La coscienza. Con la meditazione l'uomo rende sconfinata la propria coscienza. La felicità risiede in ciò che è sconfinato. Non vi è felicità nel piccolo. Upanishad. I pesci piccoli nuotano in superficie, quelli grossi in profondità. Se riesci a espandere il bacino in cui peschi, la tua coscienza puoi prendere pesci più grossi. Funziona così. Dentro di sé ogni essere umano è un oceano di coscienza pura, vibrante. Quando trascendi con la meditazione trascendentale, ti immergi in questo oceano. Ti ci tuffi a bomba. Ed ecco la beatitudine. Ne puoi fremere. Entrare in contatto con la coscienza pura ravviva, dilata questa beatitudine. Inizia a schiudersi e a crescere. Se la tua coscienza è grande come una palla da golf, altrettanto limitata sarà la tua comprensione di un libro durante la lettura, o la consapevolezza di ciò che vedi guardando fuori dalla finestra, o lo stato di veglia quando ti alzi al mattino, o ancora la felicità interiore nell'affrontare la giornata. Se invece riesci a espandere, a far crescere la coscienza, allora aumenterà la comprensione dello stesso libro, la consapevolezza di ciò che vedi guardando fuori dalla stessa finestra, lo stato di veglia al mattino e infine la felicità interiore nell'affrontare la giornata. Puoi catturare le idee a un livello più profondo. Allora la creatività fluisce davvero, rendendo la vita ancora più simile a un gioco fantastico. Come tradurre l'idea. Ogni film, ogni progetto, per me è un esperimento.
come tradurre l'idea? Come fare per trasformarla in un film o in una sedia? Hai quest'idea e la puoi vedere, udire, toccare e conoscere. Ora, immagina di accingerti a tagliare un pezzo di legno, ma che il risultato non sia proprio soddisfacente. Ciò ti costringe a far funzionare di più il cervello ed è un ottimo punto di partenza. Ecco che procedi per azione e reazione, quasi come se stessi compiendo un esperimento finalizzato alla buona riuscita della tua opera. Quando mediti, il flusso di idee aumenta, il processo di azione e reazione diventa più veloce. Prendi un'idea qui, una là e così via. Assomiglia a un ballo improvvisato. Ragioni alla velocità della luce, tiri fuori il meglio di te stesso. Non è frutto della fantasia, non si tratta di uno di quei programmi di automotivazione in cui ti senti dire «Fermati ad annusare le rose e la tua vita migliorerà». Viene da dentro. Deve iniziare dal profondo dell'animo e crescere, crescere sempre di più. Solo allora le cose cambieranno sul serio. Quindi trascendi. Entra in contatto con il sé, la coscienza pura, e sta a vedere che cosa succede.